Scelta non facile per il futuro, quella della scuola da intraprendere dopo le medie. Scegliere il giusto indirizzo scolastico porta inevitabilmente ad un bivio dove il giovane molto spesso arriva poco preparato. Tuttavia, uno dei punti fondamentali che vengono messi sempre più in evidenza dagli esperti è proprio quello di seguire l'inclinazione personale dello studente. Non solo inclinazioni, ma anche capacità, desideri, la propensione più per un lavoro piuttosto che un altro. Open Day, ovvero giornate aperte alla conoscenza, quale efficace strumento per poter toccare con mano la realtà scolastica di una determinata scuola. Anche Irigem Scuole, con sede a Bassano domenica 12 gennaio, apre i battenti per accogliere quanti vogliono approfittare dell'occasione proprio per andare a vedere di persona. Il percorso che accoglie gli studenti è quello dedicato al benessere, un settore trainante dell'economia, dove la persona è posta al centro. Operatore del benessere, indirizzo estetica o indirizzo acconciatura. 3 anni intensi dove la teoria si fonde con la pratica e si diventa abili da subito ad imparare un mestiere. In un percorso dove, nel caso dell'acconciatore, si impara l'ABC indispensabile, come la chimica per capire cosa sia il colore artificiale, ma anche la fisica, assieme alle tecniche per la giusta accoglienza del cliente, pure in lingua inglese, la sicurezza sul lavoro, l'informatica, internet e società dell'informazione per promuovere nei giusti modi il proprio lavoro. Passando invece all'indirizzo dell'estetica, si inizia da subito con la pratica e i trattamenti estetici di base, via via sempre più importanti, mentre anche in questo caso non va sottovalutato il bagaglio di cultura generale, con le materie classiche di studio. Altro aspetto importante per entrambi i corsi, lo stage all'interno dei saloni e l'accompagnamento al lavoro, grazie ai docenti che sono sempre professionisti del settore e conoscono le materie di insegnamento, proprio perché applicate ogni giorno nel lungo cammino della loro carriera e la realtà lavorativa del tessuto locale. L'Open Day è domenica 12 gennaio.